Il montaggio di una cerniera a libro è un'operazione relativamente semplice. Può essere effettuata per esempio con la fresatrice portatile. Oggi vedremo come montarla utilizzando esclusivamente utensili manuali, un sistema peraltro estremamente veloce e semplice. Posizionate la cerniera nel punto desiderato e con un coltello da traccio incidete in maniera decisa la sede di alloggiamento. Questo è il risultato che otterrete. Siamo ora pronti a rimuovere il materiale per poter alloggiare la cerniera. Disponete ora il pezzo da mortasare affiancato ad un pezzo di scarto. Poggiate la cerniera sul banco e poggiate i due pezzi in modo tale che soltanto il pezzo di scarto poggi sulla cerniera. Bloccate temporaneamente con dei morsetti. Serrate ora i due pezzi nella morsa. In questo modo si sarà creato uno scalino tra il pezzo da mortasare e il pezzo di supporto che consentirà di manovrare lo scalpello con particolare precisione. Rimuovete i due morsetti temporanei, aggiungete un pezzo posteriore sempre di scarto e fissatelo con due morsetti. Lo scopo di questo pezzo posteriore è quello di proteggere questa debole spalla che si trova nella parte interna della mortaia che si potrebbe rompere e fratturare durante le operazioni di pareggio. Con lo scalpello con lo smusso rivolto all'interno rimuovete un po' di materiale in corrispondenza dei tagli che avete fatto. Potete cominciare ora a rimuovere materiale. Il pezzo che avete utilizzato come supporto vi guiderà nelle operazioni. Non resta che pulire i tre lati della piccola mortaia. Se tutto è stato eseguito correttamente, la cerniera dovrebbe alloggiarsi in maniera perfetta.